Buongiorno Francesco. Buongiorno Paul. Buongiorno, è un piacere. Piacere di rivederti. Di rivederti, esatto. Where are you born? Where you come from? What region of Italy? Le mie origini sono del sud Italia. De dove? Puglia. 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 The food. Puglia, il cibo. Puglia, the food is amazing. I paesaggi, Puglia. Abbiamo i trulli, abbiamo il mare. Sì, sì. What is a main activity that you have the last 2 years, 3 years? Is it mainly modeling, acting, social media? What is it? Tra questi, quello che preferisco maggiormente è il campo della moda, più che altro perché ti permette di essere te stesso, di non entrare nel tuo privato come fa la televisione e quindi di non giocare con le cose della tua vita. Ti permette di vedere tanti posti, tanta gente, soprattutto in un periodo come questo che stiamo vivendo del Covid, trovarci qui tutti in gruppo oggi, ovviamente tamponati, sì, è una cosa positivissima e bella che non tutti possono vivere. When did you really start to be present? Because when I saw the numbers of followers you have, I was like, wow, where I come from? When did you really start to do Instagram? And when, what happened that you went from nothing to 2 million people? Ma questo è accaduto nel corso della mia carriera, che è iniziata da dei programmi televisivi in 10 anni. Esatto. Poi io ho iniziato a fare televisione quando non esistevano i social, quindi Instagram ancora non c'era. E successivamente, con dei lavori che ho fatto dopo, ho creato il profilo e c'è stata questa botta improvvisa, perché era la combinazione di queste nuove cose, la TV, i social. When did you start modeling at the same time? Devo darti la bella notizia che io ho iniziato con te questo mio percorso. Sei stato, e come ho sempre detto, ringrazio te, il tuo staff e anche Stefano Sala, che è la persona che ci ha presentati, perché senza questo voler credere da parte vostra nei miei confronti magari non avrei iniziato, perché in Italia c'è ancora questo pregiudizio che se fai TV muori in TV, se fai moda fai moda, se fai l'attore fai l'attore. Invece io ragiono un pochino come si ragiona da voi in America e un po' in tutto anche il mondo, vale a dire che bisogna essere polifunzionali, riuscire a saper fare tutto in maniera giusta, studiando ovviamente. I met you with all the guys in Lake Como, mm-hmm, and it was Stefano Sala who introduced me to you, and then from there I called you and I said I want to do a big campaign with you and Jennifer Lopez. Sì. How is it for you to be doing that campaign? È vero. È stata, per me è stata innanzitutto un'esperienza che mai nella vita forse potrò ripetere, perché lavorare a fianco di Jennifer Lopez è un sogno, ecco. Un sogno. E tu sei riuscito a farlo avverare. Sì. Poi la cosa bellissima che mi ha lasciato anche senza fiato è stato vedere lei come approcciava il lavoro. What is your focus on 2021, this year? What is your prime focus? Because things have changed a lot. Beh, vista la situazione, che non sappiamo neanche come si evolverà in futuro, il mio obiettivo principale è quello innanzitutto di cercare di essere sereno, tranquillo, felice, sì, seppur con la situazione che abbiamo, perché non è stato un bel periodo per tutti. No. Sicuramente c'è da lavorare. Mi sto impegnando molto e sto lavorando sulla musica, come ben sai sono uscito con 2 singoli, avevo partecipato a Sanremo Giovani, sono arrivato alle semifinali di Sanremo Giovani. Semifinali? Poi la strada ha preso una piega diversa, però io dico sempre che c'è un tempo per tutto, arriverà anche quello. Quindi il 2021 prevede un lavoro sulla musica, un lavoro sulla moda. Sulla moda. E soprattutto... E sulla Guess. Soprattutto sulla Guess. Sulla Guess. Who is helping you to do your music? You have people with you, you have a team, writer for the song, for the lyric, for the music? Io sì, ho un mini team, nel senso che io cerco di fare quello che molti artisti fanno fare spezzettato a tante persone. Io voglio diventare producer e scrittore dei miei pezzi. I brani che ho tirato fuori li ho scritti io, con la collaborazione di altri autori.
e anche le musiche sono frutto della mia testa insieme al mio arrangiatore, che è un grandissimo. So you do write the lyrics of some songs, correct? Scrivo io e ho ripreso anche a suonare gli strumenti, perché io suonavo il pianoforte, quindi adesso riprendo. And you play piano? Yeah. What is your favorite movie that always come back to your mind? Or international movie or Italian movie, because I love Italian movies. I love the old one. I love international movies. But if you were like me, I grew up in Marseille. When I left to America, I always thought about the 60s and the 70s of Italian movies, of the all the big directors in Italy. La Dolce Vita. Of course. That's the number one. And then all the movies of Visconti, Fellini, Visconti, I mean, no, there were so many incredible. Ma sicuramente se mi dovessi riferire a un film italiano, sono d'accordo con te, quelli sono i film più belli. O anche per la nostra storia italiana, i film di Totò, i primi film napoletani. Sì. Se invece mi dovessi riferire a un film internazionale, io sono un fan sfegatato di Leonardo DiCaprio, quindi per me... Which movie? The Revenant. In the morning, when you wake up in the morning, what is your morning routine? Le prime ore del mattino, la prima cosa che faccio è il caffè. Io ho bisogno del caffè. Come no? Posso non mangiare, ma prendo il caffè. Niente. E appena 10 minuti dopo devo purtroppo già concentrarmi sul telefono, perché ho più di 50 WhatsApp e quindi devo iniziare a controllare. Mio padre la mattina ci dà il buongiorno, la sera ci dà la buonanotte. Buonanotte, sempre. Tutto a posto? Esatto. Mio fratello non c'è bisogno che gli do il buongiorno, perché vive con me, quindi apro gli occhi, lo vedo, lo guardo, non lo sopporto neanche a volte. The same when I was between 20 and 30, I was living with Maurice always. So it was the same, because we lived together in the same apartment. So we see each other 10, 12, 14 hours a day, from 7 in the morning until to go to bed, always working, eating, laughing, everything. La stessa cosa. Esatto. If you have to pick three words of who you are and what personality, who is Francesco Monte, what the words you will define you? È duro, eh? È dura, sì. Ma vabbè, sarebbero due le parole: testardo e tenace. Testardo e tenace è similare. Sì, dai, determinato. Allora, sono tre. What is your favorite city in the world that you like? Beh, la città mia preferita, l'ho sempre detto, è Los Angeles. Los Angeles, of course. Los Angeles, please, of course. È That's da right. sempre il mio sogno poterci vivere e lavorare. Ma soprattutto per il tipo di approccio che si ha alla vita. What is the difference between Guess company with the rest of the companies in fashion that you worked with? Beh, la differenza non è minima, è gigantesca, nel senso che innanzitutto a prescindere dalla professionalità, la precisione e il lavoro come deve essere svolto, qui c'è una cosa che non ho mai ritrovato io negli altri lavori, cioè la componente umana, il fatto di parlarci noi in questo modo. Ti devo fare i complimenti io a te, perché il boss... È difficile che si metti a parlare a tu per tu con i suoi modelli, esatto, direttamente, e quindi anche creando questo concetto di famiglia. E negli altri brand, senza nulla togliere ad altri brand, però quello che ho visto è una roba molto schematica. Si lavora, si scatta e si va a casa, finito. All'uscita. Esatto, all'uscita. Qui invece si lavora, si sta insieme e poi stiamo insieme. Esatto. Parliamo, viviamo, ci raccontiamo i nostri problemi familiari, le gioie. Di tutti. Di tutti, esatto. Abbiamo condiviso, seppur anche a distanza, tanti momenti belli e difficili, e questo è il bello anche di una famiglia allargata. That's it, that's the answer. Grazie. Alla grande. Sono felice anch'io di rivederti e di rivedere veramente, tutti. Veramente. I'm very happy to see you today. Grazie. Very. Welcome back.